sparsi in tutto il mondo. Siamo a Sant'Agata di Puglia, provincia di Foggia. Oggi è domenica 4 novembre 2018 e la nazione italiana festeggia le forze armate. Ma in questo giorno ricordiamo i caduti di tutte le guerre, coloro che hanno dato la vita per salvare la nostra amata patria italiana. A breve assisteremo alla cerimonia della commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Buon ascolto a tutti.
osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolungono i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di mettere in pratica, perché tu sia felice e diventi anche molto numerosi nella terra, dove scorrono latte e miele, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel tuo cuore. Parola di Dio. Con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo
quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è l'altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non gli altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Capacità umana di amare, perché prima di tutto
amare il Signore con tutto il cuore. Allora, di là è questo il livello di emozioni, di sentimenti, di quello che batte il cuore, di una passione verso il Signore. Ma non finisce là, prosegue come e va verso l'anima, cuore e l'anima, cioè quello che è fisico e quello che è spirituale. Amare Dio con l'anima significa entrare sulla strada della spiritualità, di un contatto spirituale con Dio, cioè amare anche la spiritualità, amare la preghiera, amare il culto, amare quello che alla fine siamo chiamati a fare a tutti noi, di entrare nella relazione con Dio attraverso Gesù Cristo. Di quello parla la Sacra Lettura, di quello sacerdote unico che è Gesù Cristo, che ci ha redenti tutti. Entrare nella relazione con Dio attraverso Gesù Cristo. Non ma l'amore è finito, l'amore completa anche la nostra mente. Cioè, una cosa molto semplice, quello che diceva anche San Girolamo: se non conosci la Sacra Scrittura, non conosci Gesù Cristo, perché non abbiamo la possibilità di conoscerlo fisicamente, possiamo conoscere attraverso di un racconto che ci lasciano gli evangelisti, ci lascia il Nuovo Testamento. E se non conosci il racconto, come puoi conoscere Gesù? E se non conosci, come puoi amarlo? Cioè il nostro amore anche si esprime nel livello della mente, cioè di un imparare a conoscerlo attraverso di questi ponti che la storia, le generazioni ci hanno lasciato, i testimoni di Gesù Cristo ci hanno lasciato. Allora impariamo chi è fisicamente, nel livello della nostra comprensione, conoscenza. Ma non è finito là l'amore. L'amore anche comprende tutte le nostre forze, cioè la nostra volontà. Alla fine possiamo dire che questa volontà è una qualità di amore, perché la forza della volontà fa mantenere un impegno in tutti gli altri tre livelli. Se la mia volontà è indirizzata, focalizzata sul nostro Signore, sull'amore verso di Lui, tutti questi tre livelli vengono saziati, possiamo dire, riempiti. E soltanto così una struttura compatta, insieme, è perfetta. L'amore non è un mero sentimento, ma una scelta di amare. Proprio se possiamo parlare con Giovanna con questa possibilità, parlare con le persone che hanno vissuto tanto insieme, specialmente nell'occasione del 50° anniversario di matrimonio, e chiedo: ma avete sempre sentito questo amore, padre? Sentire tante volte la voglia di stare insieme. È così. L'amore cambia, matura. L'amore è un impegno. Perché ho iniziato oggi da questo l'amore? Perché l'amore di Dio alla fine è la forza che ordina tutto altro, perché è fonte dell'amore, amore che è perfetto, e noi siamo chiamati a rispondere all'amore verso il Signore nel modo perfetto, e in seguito abbiamo l'amore verso il prossimo, ma l'amore ha modalità e modo di amare se stessi. Anche io sono chiamato a amarmi nel modo perfetto. L'amore che è molto lontano dall'amore egoistico, l'amore che piuttosto si dona. E qui abbiamo l'immagine di padre e di madre che prendono cura dei suoi figli e si dedicano pienamente. Quello ha amore e cura perché non aspetta nulla. L'amore che non aspetta nulla. Perché se il figlio dopo sorride, va bene, ma tante volte
questo l'amore, dove si sceglie essere genitore, si sceglie amare, anche nelle popolazioni difficili, ma amare significa voler bene affinché io, le persone intorno a me, crescono nelle virtù e combattono con il vizio. Allora amare è qualcosa di più che semplice tolleranza, è qualcosa di più che una cosa va bene, fai quello che vuoi. L'amore verso di sé è progredire, difendere, sacrificarci. E penso che qui ci troviamo, in questo l'amore che oggi vogliamo anche ricordare, l'amore di coloro che sono caduti durante la Santa Guerra, durante le guerre mondiali. L'amore verso il prossimo, ma nell'estremità di difendere, di combattere per un bene, ma un bene più grande, bene che la patria, cioè la comunità di coloro che vivono insieme. Ma dobbiamo sempre ricordare che la guerra è una cosa che non deve mai succedere. Non può succedere, perché la guerra è prima di tutto ricerca di annientare il prossimo e annientare l'amore. I cristiani dei primi secoli, qui dobbiamo comunque essere più chiari, avevano problemi con questo. Come si può amare il prossimo e combattere? I legionisti romani, che noi conosciamo, avevano problemi con questo. San Giorgio, San Martino, loro erano di esempio, San Sebastiano, erano i soldati romani. Che difficile per loro era coniare queste due cose: amare il prossimo, amare il mio nemico, ma dall'altra parte sono chiamato a combattere per la patria, per la difesa dell'imperatore, per la difesa del territorio. Come posso fare? Di là la riflessione, specialmente questa morale, ci aiuta da tanto. Perché quando un ingiusto aggressore è in atto, il valore che urge di più è difesa dei deboli, e quello per loro era una forza. Posso difendere un debole fino alla fine. Se un nemico non vuole arrendersi prima, colpa sua. Noi oggi vogliamo ricordare coloro che sono caduti per difendere quelli deboli, e io voglio credere in questo. Lo sappiamo bene che le guerre, se quando iniziamo a ricercare le cose, sempre possono essere difficili di dire chi è giusto e chi no, ma noi vogliamo vedere soltanto questo buon lato. Vogliamo ricordare loro perché hanno dato la sua vita per la patria, per il prossimo, così come loro comprendevano al momento quando vivevano, al livello che ora potevano comprendere. Hanno combattuto e noi affidiamo loro alla misericordia del nostro Signore. Ma anche noi dobbiamo ricordare una cosa, che anche per noi il cammino spirituale è una battaglia interiore, la battaglia dove dobbiamo scatenarsi contro il male, la battaglia dove dobbiamo scegliere la parte giusta, la parte del Signore e la parte dell'amore, perché soltanto questa parte, questa modalità ci assicura la felicità e la salvezza. Senza l'amore, l'uomo è una bestia, è una
cellule che alla fine morirà come un animale, ma con l'amore uomo è una creatura viva, una creatura che è capace di amare e può essere amato. E per questo noi ringraziamo il Signore che ci ha fatto elevare a condizione di figli di Dio, figli che comprendono che cosa significa amare e dedicarci pienamente all'amore. Amen. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio è da Dio, luce è la luce, gloria è la gloria, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Thank you.
gradito Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, Signore, salga a te come un'offerta pura e santa, e ottenga noi la pienezza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, tu hai ricostruito l'unità della famiglia umana, disgregata dal peccato, perché il tuo popolo ha radunato nel vincolo di amore della Trinità, all'ode e gloria della tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza uniti ai cuori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Oh.
ascoltate la cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che Dio possa fare. Yeah.
perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni promessi. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Per tutti i caduti delle guerre mondiali, eterno riposo. Cavaliere Michele, presente. Sergente Cavaliere Vito, presente. Sergente Ficicchiello Giuseppe, Ficicchiello Giuseppe, presente. Sergente Matteo Giovanni, presente. Sergente Mocciola Rocco, presente. Sergente Palazzo Leonardo, presente. Caporal Maggiore Berardino Alberto, presente. Caporal Maggiore Cancellaro Rocco, presente. Caporal Maggiore Fredella Vincenzo, presente. Caporal Maggiore Iafullo Michele, presente. Caporal Maggiore Schiavone Gennaro, presente. Caporale Carrillo Domenico, presente. Caporale Carrillo Francesco, presente. Caporale Danza Domenico, presente. Caporale De Capraris Leonardo, presente. Caporale De Gregorio Michele, presente. Caporale Natola Gerardo, presente. Caporale Palmisano Michele, presente. Caporale Petronio Gennaro, presente. Soldato Agnelli Gerardo, presente. Soldato Agnelli Michele, presente. Soldato Antonacci Biagio, presente. Soldato Anzano Francesco, presente. Soldato Anzano Luca, presente. Soldato Barbalato Gaetano, presente. Soldato Bellino Michele, presente. Soldato Cautillo Antonio, presente. Soldato Cautillo Nicola, presente. Soldato Cavaliere Giuseppe, presente. Soldato Clemente Gerardo, presente. Soldato Clemente Raffaele, presente. Soldato Colotti Salvatore, presente. Soldato Conversano Francesco, presente. Soldato Conversano Michele, presente. Soldato Conversano Vito, presente. Soldato D'Alessandro Giuseppe, presente. Soldato Damiano Paolo, presente. Soldato Danza Giuseppe, presente. Soldato Danza Nicola, presente. Soldato Danza Rocco, presente. Soldato De Angelis Antonio, presente. Soldato De Luca Vincenzo, presente.
soldato di Virgilio Michele, presente. Soldato Donofrio Domenico, presente. Soldato Fabiano Michele, presente. Soldato Farano Giuseppe, presente. Soldato Fiano Pasquale, presente. Soldato Freda Rocco, presente. Soldato Fredella Francesco, presente. Soldato Fredella Michele, presente. Soldato Fredella Pasquale, presente. Soldato Granato Michele, presente. Soldato Granato Pasquale, presente. Soldato Iacullo Antonio, presente. Soldato Laganaro Pietro, presente. Soldato La Villa Gaetano, presente. Soldato Letterio Antonio, presente. Soldato Letterio Pasquale, presente. Soldato Longo Salvatore, presente. Soldato Lorusso Giuseppe, presente. Soldato Magnisio Michele, presente. Soldato Malgieri Tarquinio, presente. Soldato Marchitelli Gerardo, presente. Soldato Marinaccio Lorenzo, presente. Soldato Marino Alessandro, presente. Soldato Marino Michele, presente. Soldato Melis Leonardo, presente. Soldato Montecalvo Michele, presente. Soldato Montemorra Nicola, presente. Soldato Morano Michele, presente. Soldato Morese Giuseppe, presente. Soldato Munifico Pasquino, presente. Soldato Muscetra Pasquale, presente. Soldato Noviello Saverio, presente. Soldato Orlandella Luciano, presente. Soldato Pietro Cola Gian Giacomo, presente. Soldato Renno La Vincenzo, presente. Soldato Rinaldi Domenico, presente. Soldato Rinaldi Leonardo, presente. Soldato Russo Francesco, presente. Soldato Russo Giovanni, presente. Soldato Russo Luigi, presente. Soldato Russo Vincenzo, presente. Soldato Sanità Vito, presente. Soldato Santoro Donato, presente. Soldato Tedeschi Andrea, presente. Soldato Turchiarelli Emilio, presente. Soldato Zanzoni Corocco, presente. Soldato Zenga Gaetano, presente. Soldato Zenga Nicola, presente. Soldato Zocchi Alfonso, presente. Soldato Zingariello Francesco, presente. Caduti guerra di Spagna, soldato Petruzzelli Michele, presente. Caduti guerra Africa orientale, tenente Fredella Lazzaro, presente. Sergente maggiore Mocciola Leonardo, presente. Soldato Berardi Antonio, presente. Soldato Carrillo Antonio, presente. Soldato Cavaliere Nicola, presente. Brigadiere Pietro Cola Salvatore, presente. Caduti guerra 1940-1945. Tenente Colonnello Volpe Nicola, presente. Tenente Cela Romolo, presente. Maresciallo Malleone Giuseppe, presente. Sergente Maggiore Silico Donato, presente. Caporal Maggiore Barbetta Ferdinando, presente. Caporale Granato Nicola, presente. Soldato Bellino Pasquale, presente. Soldato Botticelli Ferdinando, presente. Soldato Cancellaro Giambattista, presente. Soldato Carrillo Michele, presente. Soldato Castello Pasquale, presente. Soldato Chiucchiolo Gennaro, presente. Soldato Clemente Michele, presente. Soldato Quantillo Domenico, presente. Soldato Di Virgilio Rocco, presente. Soldato Granato Leonardo Antonio, presente. Soldato Granato Pietro, presente. Soldato Longo Lorenzo, presente. Soldato Malamisura Michelantonio, presente. Soldato Marotta Michele, presente. Soldato Mocciola Gerardo, presente. Soldato Morese Giuseppe, presente. Soldato Palazzo Rocco Fu Michele, presente. Soldato Pepe Francesco, presente. Soldato Perrone Domenico Partigiano, presente. Soldato Persiano Francesco, presente. Soldato Priore Giuseppe, presente. Soldato Soldo Lorenzo, presente. Soldato Zefilippo Leonardo, presente. Militari dispersi in guerra 1940-1945. Secondo capo D'Amato Luigi, presente. Sergente Cutolo Rocco, presente. Sergente Malamisura Rocco, presente. Soldato D'Alessandro Michele, presente. Soldato Danza Alessandro, presente. Soldato Danza Giuseppe, presente.
Presente. Soldato Danza Rocco. Presente. Soldato Di Stefano Rocco. Presente. Soldato Donofrio Pasquale. Presente. Soldato Leva Vito. Presente. Soldato Loffa Biagio. Presente. Soldato Longo Lorenzo Michele. Presente. Soldato Marchitelli Giuseppe. Presente. Soldato Moresi Antonio. Presente. Soldato Palazzo Giuseppe. Presente. Soldato Palazzo Rocco fu Leonardo Antonio. Presente. Soldato Pepe Antonio. Presente. Soldato Ramella Michele. Presente. Soldato Russo Francesco. Presente. Soldato Vivolo Antonio. Presente. Soldato Zingariello Salvatore. Presente. Vittime civili. Barrasso Giuseppe. Presente. Benedetto Rocco. Presente. Carrillo Raffaele. Presente. Desibio Luigi. Presente. Di Virgilio Rocco Michele. Presente. Mazzeo Salvatore. Presente. Rampino Nicola. Presente.